Allora, rifaccio il video per l'ennesima volta perché non so perché la mia fotocamera ha ben pensato di non registrarmi i video a un certo punto, i soliti misteri che non mi spiegherò mai. Comunque, quello che vi volevo presentare è questo stereo compatto della Panasonic, molto semplice, con lettore CD, cassette, radio digitale, con equalizzatore 5 bande, come si vede qui. Il modello è questo qua, che è un SACH33. Se mette a fuoco, che in questo che ho cambiato app della fotocamera, e questa fotocamera non mi permette di avere il tap per mettere a fuoco, che è una genialata, però va così per questo video. Comunque, me l'hanno dato da riparare, insomma, da sistemare un attimo perché aveva qualche piccolo problema. Il primo tra questi era che non era possibile regolare il volume perché c'era l'encoder del volume, che adesso vedete funziona perfettamente anche da spento. Aveva gli ingranaggini del tic-tic, come la jog della cambio stazione, non li sentirete mai, che erano completamente sgranate. Allora io cosa ho fatto? Per non cambiare l'encoder, perché costa troppo, ho ben pensato di togliere questo piccolo granino di plastica che c'era, tutto sgangherato, e lasciare l'encoder libero senza niente, ricostruendolo, ripulendolo, ridisossidandolo. Adesso devo dire che scorre piuttosto bene e funziona senza nessun problema. Per il resto, altre caratteristiche interessanti, cosa abbiamo? Il timer, che possiamo impostare così, partenza e fine, vedete, on e off, con anche il volume, per l'accensione programmata, l'ora, vabbè. Radio classica MFM e anche onde lunghe, interessante anche questo. Radio che ogni tanto ha qualche piccolo problema, non so se si sentirà poi, perché lo fa random, penso o per un contatto del cavo o per boh, magari un qualche componente che ha qualche piccolo problema. In pratica salta la stazione, salta qualunque tipo di stazione che si prova a ricevere per qualche ragione, ma sconosciuta. Comunque, quando la sintonizza invece funziona senza problemi. Amplificatore che ha anche il super bass, un amplificatore molto interessante che è questo qui. Se volete andarvelo a cercare voi, vi dico la sigla, che è un SVI3101, non uno D. Non so quanti watt sia, però devo dire che è interessante anche perché ha questo bellissimo dissipatore qua, che è dello protetto qui, che non è per niente male. Ho dato anche un bellissimo trasformatorone qua sotto, che anche questo non è male. Come costruzione non è neanche troppo brutta. Abbiamo qui tutto il pannello della radio, qua il pannello di amplificazione, appunto, con anche, penso, un paio di stabilizzatori di corrente per regolare la tensione del trasformatore. Qui sotto il lettore CD, con la scheda di controllo che è questa qua sopra, che fa anche controllo della radio. Questa è tutta la piastra. Cos'altro dire? Adesso vediamo un attimo come ingressi e uscite. Non vi ho fatto vedere. Abbiamo classici per le due casse, ingresso AUX stereo di linea, ingresso per l'antenna, ingresso per l'antenna esterna per le onde medie e antenna per le onde medie a spinottino, che per adesso io ho buttato lì per farvi un po' sentire che anche in onde medie se la cava decisamente bene. Andiamo ad accendere lo stereo sperando di incorrere non in copyright. E invece incorriamo subito nel copyright. Ecco qua. Dal regista del discorso del re. Non posso vivere senza sapere chi sono veramente. Candidato a 4 premi Oscar, tra cui il miglior attore protagonista, Eddie Qui abbiamo Redmayne la e radio. miglior attrice Possiamo anche protagonista, metterla in Alicia mono. Vikander. Andiamo in onde medie. Che anche quelle funzionano senza grossi problemi. Possiamo anche andare in automatico, soltanto in FM, non nelle onde medie. Nelle onde medie ci fa la scansione canale per canale. E questo è a posto. Onde lunghe, penso che non riceveremo niente. Qui abbiamo una selezione, penso, della banda di P1, di P2, di P3. Torniamo in FM e vedete come fa a questo piccolo cosa che ogni tanto salticchia a caso e poi riprende senza nessun tipo di problema. Vi faccio sentire l'equalizzatore. Il candidato a 4 premi Oscar, tra cui il miglior film. Lui ci troverà. No, lui non ci troverà mai. Ru, da giovedì 3 marzo al cinema. Comunque suona decisamente bene. Questo è il super bass. Passiamo alla cassetta. Io vi inserisco una cassetta nell'unica piastra che un po' funziona perché appunto le cinghie sono
purtroppo lente e quindi fa quello che può. Infatti anche adesso vedete, si illumina nel display, il fatto che ho il tipo tape, posso abilitare il Dolby, posso cambiare il tipo di reverse della cassetta. Ha l'auto tape select, cosa che non ho detto prima, cioè per le cassette al cromo, metal o normali. Andiamo a fare play. Vedete adesso gira soltanto da una parte, fa il reverse, ma le cinghie non ce la fanno e quindi andrebbe avanti all'infinito a fare così. Se prova ad andare avanti non ce la fa, se prova ad andare indietro non ce la fa. Quindi diamo stop, provo ad estrarre la cassetta, non si estrae perché il meccanismo non si è sbloccato, devo farlo sbloccare a mano dando un avanti. Stessa cosa accade nel deck A, quello di solo riproduzione, che comunque anche questo ha l'auto reverse. Vado in play, qui stavolta incredibilmente è partito bene, evidentemente la cassetta è abbastanza leggera. Posso anche andare avanti, però vedete si inchioda, vado indietro e si inchioda comunque. Si è inchiodato anche nel play, il play qui riparte. Insomma, problemi sulle cinghie per entrambi i deck. Invece funziona perfettamente dopo aver pulito la lente. Il lettore CD, che stranamente in questi stereo compatti non funziona mai, non funziona quasi mai bene. Invece questo, qui in questo caso invece devo dire che funziona piuttosto bene. Vi inserisco un CD. Mandiamo in play. Dopo aver pulito la lente, pulito il meccanismo, che anche questo era bloccato e pieno di polvere. Ecco che dà la lettura e comincia subito la riproduzione. Io posso assolutamente cambiare tracce. È abbastanza veloce, il suono è anche molto buono, sempre l'amplificatore, l'ingresso aux non ve lo faccio neanche sentire. Diamo uno stop e disinseriamo il CD. Questo comunque, come penso avrete capito, è soltanto l'inizio della sistemazione, perché comunque la piastra va ancora finita di sistemare e devo indagare bene su questa cosa della radio. Qua ci danno disc nel momento in cui non ho il disco. Poi se ritorniamo al radio, devo tenere il volume a zero, però per questione di copyright, come sapete bene. E oltretutto abbiamo la possibilità, non vi ho fatto vedere, di navigare tra le stazioni che ho memorizzato. 1, 2, 3, ecco. Se stai cercando una Volkswagen che sia nuova, usata. Quindi abbiamo la possibilità di memorizzare 10 stazioni, come vedete qua sul display. Stazioni, no? Andiamo qui che c'era pubblicità. E che altro dire? Possibilità di vedere l'ora o la frequenza e tutto quanto nel display. Possibilità di utilizzare il telecomando, che in questo caso è sparito, però comunque c'è. Qui abbiamo anche un'uscita cuffie che può far comodo. Che dire, è uno stereottino carino, simpatico, suona anche bene. Decisamente meglio di quell'altro amplificatore che vi ho fatto vedere il giorno prima. E naturalmente per lui non è finita qui, perché ci sarà un ulteriore video dove vedremo di sistemare un po' perlomeno il problema della piastra e poi vediamo la radio che saltichia un po' a caso. Detto questo, al prossimo video.